I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video, anzi forse più di primo video, di Meet & Mystery Minecraft. Oggi ringrazio il 1501 per avermi fatto avere questo seed. Oggi andremo a provare questo seed particolare. Per quelli che vengono dal primo canale, questo canale sarà dedicato esclusivamente a video tipo opzionali, come per esempio questi di qua che andremo a vedere a provare dei seed particolari. Premetto che, che l'unica cosa che potremo trovare sarà qualche indizio. Però se dovessimo trovare qualcosa di strano, veramente qualcosa di strano, allora vi porterò lo stesso seed in live nel primo canale. Poi ora devo impostare molte cose, sicuramente, e già ve lo dico da adesso, non mi sentirete più. E allora perfetto. Vi informo che comunque non mi sentirete completamente nel gioco. Attualmente mi sentite perché comunque ho completamente rimosso la musica e probabilmente sentirete un casino quando giocherò. Allora andiamo a mettere subito il seed. E allora, vabbè, questi sono vecchi mondi che ho creato. C'è anche il mondo in cui vi ho portato poi il test, quello degli lupi contro gli scheletri. Ve ne porterò comunque altri in futuro. E allora andiamo a provare il seed. Normale. Chest bonus, ovviamente, la mettiamo. Dovrebbe essere questo. No, un attimo, ok, così. Il seed, come ben leggete, è... Non mi si muove, no, oh. Seriamente? Dai, però. Abbiate un po' di pazienza, perché... Oh, serio? Ok. Stavo dicendo, il seed in questione è 14, 9, 3, 0, 2, 8. Secondo quanto ho visto da alcuni video, in questo seed dovremmo trovare cose strane. Ad esempio, alberi che bruciano, alberi senza foglie, tutti gli animali morti e forse anche addirittura i mob, quelli di sera, che non compaiono. Allora, vediamo se c'è qualcosa che devo modificare. Penso di no. Non devo mettere niente di diverso. Ok, creiamo il mondo. Io spero che mi continuate a sentire, ma secondo me non mi sentirete. Ah, farò anche dettagli, vi informo anche di questo. Ops. Cioè, dove la staccaste adesso? Mi si è spento il controller. Ok, noto che comunque la webcam, cioè la camera, dà un po' fastidio. Ok, mettiamo così, va bene. Un attimo, perché vorrei... vorrei cambiare la visuale, però sto avendo difficoltà. Ok, perfetto.
Prendiamoci tutto. Ok. Ovviamente comunque questi seed che dicono che accade qualcosa, si vede che ovviamente succede sempre su PC e non su Android. Sta laghicchiando. Ok. Dal video vedevo che si spawnava in un deserto. Vabbè, qua c'è un deserto volendo. Quindi direi di andare a dare un'occhiata. Una tartaruga, qui tutto normale comunque. Prometto che non c'è niente di strano qui, poi non so. Noto qualcosa un po' di strano. Tra tutto sbaglio. Queste possono servirci. Almeno potrebbe servirci, non abbiamo tanto in questo mondo. Ma ok, sinceramente non avevo visto il cibo. Mi stavo chiedendo, ma non vorrei che le mucche non danno di mangiare? Invece non era un bug. Cioè, impatto qui tutto mi sembra normale. Dovremmo cercare magari un villaggio. Noto che però laghicchia un po', forse perché comunque il fatto è dovuto che mi sa perché sto usando la webcam. Mi sa che la webcam tende a occupare molta RAM e mi lagga il gioco. Questo ci serve chissà per la notte, però.
Premetto, in teoria non dovremmo dormire là. Ah, ma... avevo visto l'ape. O se mi sbagliavo? Beh, mi rendo conto che ci troviamo in un'isola, proprio un'isola molto grande. Non sto notando nulla attualmente strano. Sarebbe ottimo se trovassimo un villaggio, però non so se riusciremo mai a trovarlo, perché per i villaggi sono abbastanza sfortunato. Aspettate un attimo, perché può essere pure che, perché a volte succede, il seed a volte, non giusto, perché a volte non mi genera il seed giusto. Vediamo se... un attimo. Sì, c'è. No, perché se per quelli che vengono dal primo canale è successo che una volta in un seed la prima notte la luna non è comparsa, infatti ho pensato che ci fosse luna addirittura, però non è questo il caso.
Siamo praticamente tornati allo spawn. Qui gioco lagga un botto. Forse perché ci sono molti alberi. Allora, se mi alzo, lagga. Di qui lagga. Secondo me sono gli altri, cioè, secondo me sono serranno e mi fanno laggare, cioè, io non mi voglio arrendere perché secondo me, boh, potremmo trovare qualcosa qui. Il problema è non morirci subito. Lasciare il carbone. Sembra che non stia lagando. Non mi sa che lagga in tutto il mondo, mi sa che è la webcam. Capite se è una cosa di questa zona o generale, perché a volte potrebbe essere un'entità, ma non penso che sia più un'entità. Direi comunque stiamo per concludere il video perché sta laggando di brutto. Cioè, penso che concludere il video perché non c'è niente qui. Sì, sicuramente è per gli alberi che sta laggando. Proprio perché a momenti ci muore perché lagga troppo. Cioè, un creeper mi ha colpito. Ci fermiamo qui. E niente, che dire, sto sito non ho visto nulla di strano, abbiamo fatto 20 minuti di girare, però di solito comunque quando facevo le live facevo circa un'oretta, però diciamo che anche già i primi minuti qualcosa si notava, che so, anche la prima notte, anche, che so, delle croci, qualcosa di strano pure in Chalas al caso, o anche una, non ho trovato nulla, neanche una piramide addirittura, cioè, se abbiamo trovato tipo una piramide, qualcosa, e qualcosa di anomalo all'interno, già si poteva dire che il sito è strano, ma non c'è niente. Questo sito proprio è normalissimo. Non lo so se su PC è veramente strano oppure un fake anche, però su Android niente. Che dire, spero che il video vi sia piaciuto e come sempre il video
lascia un like, scrivetemi nei commenti altri siti inquietanti che volete che porti nel canale e io vedrò di testarli e portarli nel canale. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. E lo scheletro mi sta per ammazzare. Ciao!